stare con noi tutto questo tempo. E adesso proviamo il collegamento con Sergio Dovasio. Proviamo a chiamarlo direttamente. Pronto Sergio? Signor Roberto, mi senti? Pronto? Sì, ci sentiamo benissimo, sono con Salvatore Antonacci. Ciao Sergio. Ciao, buongiorno. Purtroppo ho il video che non va bene, speriamo di poterlo fare lo stesso senza. Senza video, va benissimo, metto una tua foto allora, non c'è problema. Mi dispiace. Come stai? No, non ti preoccupare, non è un problema questo del video. Certo, col video sarebbe meglio, però senza video va benissimo. L'importante è che ci sia te, insomma, a parlare con noi. Questa è la cosa più... grazie. Come stai, Sergio, innanzitutto? Benissimo, e voi? Tutto bene? Tutto bene, è stata una giornata dura. Ecco, mettiamo la foto di Sergio Rovasio, così... Mettila bella, non mettere quelle orrende brutte mie. No, ho messo quella che so che ti piace, insomma. Molto presidenziabile, diciamo. Ho messo quella che so che ti piace. Allora, mettiamo anche il sottopancia, ecco qua. No, ti dicevo, è stata una giornata molto dura perché abbiamo cominciato questo esperimento della TV radicale. Aspetta, ci mettiamo magari in modo che anch'io riesco a venire nell'inquadratura. Facciamo così, spostati poco. Sì, siamo un po' stretti. Ecco qua, tu ci vedi, Sergio? No, io non mi vedo neanche perché è un problema sulla webcam. Ah, ho capito. Vabbè. No, vabbè, no, ci vedi su tvradicale.it eventualmente, però devi togliere poi l'audio della video chat della web TV. Allora, niente, inizia da oggi questa quale, scusa, Roberto, mi dai l'indirizzo? Sì, tvradicale.it. Perfetto. www. Esatto, quando, e poi il secondo tasto, web TV, però togli l'audio della web TV, cioè lo speaker, devi cliccare sullo speaker così si esclude l'audio. Quindi dicevamo, è stato questo, parte questo esperimento che è fatto da militanti radicali ed è... L'obiettivo è quello proprio di fare del radicale ignoto o anonimo il centro dell'iniziativa politica online con le nuove tecnologie, attraverso lo strumento della web TV. Quindi deve essere uno strumento di coordinamento, di iniziativa politica, di denuncia, di azione concreta. E oggi siamo partiti con un numero zero che devo dire ci ha dato parecchie soddisfazioni. Non siamo stati tantissimi, però abbiamo prodotto 9 ore di registrazioni che poi saranno adesso disponibili anche sul nostro sito. Abbiamo avuto un filo diretto con Dimitri Buffa, un altro con Leonardo Facco, l'editore Leonardo Facco, amministratore del Movimento Libertario, collegamento con Marco Marchese, collegamento con Andrea Triscioglio, insomma veramente adesso non voglio citarli tutti perché sono tanti. Abbiamo fatto un giro d'Italia con tutti quanti i compagni. E l'appuntamento clou della giornata era proprio l'appuntamento con te, Sergio. Ricordiamo se... No, come? Com'è? Che sono così importante? Certo che sei così importante, se non lo sai te lo dico no. Io. No, grazie. Perché sei il segretario di Certi Diritti, che è un'associazione radicale di Certi Diritti, per chi non la conoscesse, è un'associazione che sta in prima linea, un'associazione radicale che in prima linea per la tutela dei diritti civili delle persone gay, bisex, transessuali, bisessuali, eterosessuali anche. E quindi tutti conosciamo, l'ultimo episodio è stato il risultato, diciamo la battaglia che ha portato alla pronuncia della Corte Costituzionale. E poi, se vogliamo partire proprio da qui, diciamo che il risultato in sé, diciamo, non è stato subito quello che magari ci si aspettava, però le argomentazioni usate dalla Corte possono servire per approfondimento e per eventualmente riproporre Casenaro. Sì, hai detto bene Roberto, ti ringrazio perché hai fatto un ottimo riassunto. Sì, la questione eterosessuale è fondamentale e importante perché a differenza di tutte le altre realtà associative della comunità, delle lesbiche, dei gay, delle bisessuali, transessuali, LGBT, noi a differenza loro ci occupiamo, cioè riteniamo che la questione degli eterosessuali sia di fondamentale importanza per l'affermazione dei diritti di tutte le persone appunto che non ne hanno.
hanno. Quindi per noi è centrale e fondamentale il coinvolgimento delle persone cosiddette di buona volontà che hanno a cuore il tema della difesa soprattutto della laicità dello Stato. Quando noi parliamo, ovviamente, poi è inutile che lo dica a te, ma però è bene per i nostri miliardi e miliardi di ascoltatori che ci vedranno in questo momento, anzi che vedranno voi ma non vedranno me, secondo me è importante far capire che quanto più noi abbiamo un approccio alla laicità, al non fondamentalismo, cioè a ispirarci semmai su temi che riguardano la giustizia, i diritti, la tutela delle minoranze, la tutela dei più deboli, la tutela delle persone che appunto sono schiacciate dal pensiero dominante, da questa cultura idiota e anche molto così sterile per molti aspetti di consumo, senza assolutamente avere la forza delle idee, la forza dei contenuti, della proposta, è evidente che qualcosa non va. E l'Italia, devo dire che da questo punto di vista è prima forse in Europa, è prima nel senso che dà priorità a un certo tipo di cultura macista ispirata al catto comunismo fascista, diciamo catto fascista per semplificare, che purtroppo impedisce di guardare al di là del proprio naso. Quindi tutti parlano dei cazzi loro, si fanno le loro minchiate che vediamo davanti a noi tutti i giorni, però nessuno si occupa dei diritti, per esempio dei diritti civili, dei diritti umani. È possibile. Possibilmente, se siamo di neri con le canoti a largo della Sicilia, facciamo bene a fare un accordo con Gheddafi, con la Libia, così quel centinaio di africani, di sporchi neri, puzzolenti, se li tiene la Libia di Gheddafi con i nostri soldi e noi stiamo tutti bene e tutti bene e felici. Questa è l'Italia di oggi. Quindi, sì, assomiglia molto alla situazione di qualcuno che sta precipitando dal 199esimo piano di un grattacielo e che quando è arrivato, mentre precipita giù nel vuoto, dice per ora tutto bene, per ora tutto bene, per ora tutto bene, però il destino è inevitabile veramente. Cioè, sì, ma anche... Prego. Ti faccio un esempio, noi in questi giorni qui a Roma stiamo facendo un lavoro per esempio sul fenomeno della prostituzione, no? Abbiamo anche contatti con il Comitato per i diritti civili delle prostitute e stiamo lavorando proprio per evidenziare questa vergogna del Comune di Roma che un anno e mezzo fa con questo nuovo sindaco del centrodestra Alemanno con i suoi trascorsi e appunto diciamo ispirati molto alla cultura fascista, ha pensato bene che il Comune di Roma, lui dopo 2000 anni, dopo millenni e millenni di prostituzione, che in qualche modo persino lo Stato Pontificio legalizzava e regolamentava, pensate un po', ha pensato, è arrivato lui, il sindaco sceriffo, risolvo io il problema della prostituzione con un'ordinanza, eliminiamo la prostituzione nel Comune di Roma. A distanza di un anno e mezzo, noi abbiamo le prostitute che continuano a esserci nelle strade di Roma, con la differenza che siccome sono sanzionate, se vengono stuprate, derubate, violentate, aggredite, picchiate, non vanno a fare le denunce, e ci sono centinaia e centinaia e centinaia, se non migliaia di prostitute in tutte le strade di Roma. Così di Roma si è fatto bello, se abbiamo una problema della prostituzione, chi si prostituisce verrà multato per 500 euro. E così si è incardinato tutta una catena di azioni legali di migliaia di cittadini, spendendo una parte di soldi di propaganda, di vigili urbani pagati in modo straordinario, che anziché magari regolare il traffico, occuparsi dei problemi della città di Roma, devono fare gli sceriffi e andare a cacciare le prostitute e le nigeriane dalle consolari di Roma. Questa è l'Italia di oggi. Quindi credo che la storia radicale, il nostro impegno di radicali, l'associazione radicale dei cittadini, sia innanzitutto quello di denunciare queste porcate della politica di oggi, appunto ispirata ad una cultura fatto fascista, ipocrita, per cui se vai a puttane lo devi fare di nascosto, possibilmente se sei un politico del PDC puoi anche smettere di cocaina e poi
tenere tutto nascosto fino a quando per caso salta fuori lo scandalo e queste cose poi vengono alla luce. Ma vogliamo dirla tutta. È l'Italia dell'ipocrisia, l'Italia di coloro che nascondono la polvere sotto il tappeto, delle coscienze, buone coscienze a buon mercato, cioè l'Italia della, vogliamo dirlo, l'Italia giudaico-cristiana che ha queste radici e che purtroppo vede un Vaticano che pervade tutta, non solo attraverso l'informazione, attraverso i programmi televisivi, veramente entra nella testa degli italiani, è legittima, e addormenta le coscienze, è legittima veramente queste ipocrisie che annientano la libertà di pensiero, la libertà individuale. Ok, Sergio, partiamo con le domande che vengono da chat. Sai che le nostre trasmissioni si basano molto sull'interazione ed è importante che sia così, anche se diciamo oggi non abbiamo avuto tante persone in chat, abbiamo avuto un picco di 27-28 persone, però è stato meglio per noi perché è un numero zero di questa sperimentazione, quindi siamo contentissimi del risultato delle domande. Una prima domanda arriva da Mattia, il quale chiede: perché non portate avanti le trascrizioni delle 12 mili la cui conformità giuridica non pone problemi come i matrimoni? Questo è l'altro campo d'azione della nostra associazione. Sì, devi escludere l'audio della Web TV, Sergio. Ecco, l'ho escluso. Ok. No, dicevo che questo è l'altro campo d'azione che stiamo cercando di fare. Noi sabato prossimo a Bologna avremo una riunione del nostro direttivo insieme a degli avvocati, proprio perché vogliamo, proprio quello che dici, che mi chiedi, è proprio quello che vogliamo attivare in Italia. Cioè, esistono molti campi di azione sul piano legale. Quella di affermazione civile che ha accennato Roberto, che ha visto la Corte Costituzionale lo scorso aprile prendere una decisione negativa sul matrimonio, che era l'obiettivo principale, ma positiva almeno su altri tre aspetti molto importanti, che in questo deserto di diritti, in questo deserto di questo deleterio paese, diciamo, ha dato tre oasi di verde a questa landa desolata che è l'Italia. Noi adesso stiamo studiando proprio questo altro fronte, cioè quello del riconoscere le unioni civili contratte all'estero oppure di persone, per esempio, che si sono sposate in Spagna, italiane, che vengono in Italia e chiedono il riconoscimento del loro matrimonio. Qui si va a accorciare, c'è un contrasto evidente con le direttive della Commissione europea, dello stesso Parlamento europeo, che prevedono il riconoscimento riguardo la libertà di circolazione all'interno dell'Unione europea degli stessi diritti contratti in altri paesi dell'Unione europea. Il fatto che questo diritto, per esempio, non venga riconosciuto già crea una contraddizione che si può trasformare in iniziativa legale, sia ovviamente nei vari livelli della giurisdizione italiana, che sono tre, che sono il Tribunale, la Corte d'Appello e poi la Cassazione, sia poi la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, con la quale si possono incardinare delle iniziative grazie al fatto che non vengono rispettate le direttive all'interno dei Paesi membri. Allora è evidente che questi sono campi di azione, di iniziativa, che nel breve, anzi nel medio e lungo termine hanno un sacco di cose da fare, e anche per questo ovviamente che noi chiediamo tutti quelli che ci conoscono, che sanno quello che noi facciamo, di aiutarci, di iscriversi, perché quanti più iscritti avremo, quanto più gente avremo che ci supporta sul piano pratico, quanto più queste cose riusciremo a farle e a mettere in contraddizione questo disgraziato paese. Cioè questo disgraziato paese che gode dei benefici dell'ingresso dell'Unione Europea se ne strafotte totalmente di tutte le direttive, di tutte le cose che la stessa Unione Europea gli chiede. Allora è evidente che se non siamo noi a denunciare questo, non è che possiamo stare alla finestra e vedere appunto le cose che accadono senza intervenire. Dobbiamo incazzarci, reagire, resistere e anzi fare la rivolta sul piano legale con la non violenza, con i metodi della scuola radicale, con i metodi della scuola pannelliana, con i metodi che conosciamo o meno, che spero conosciamo. Ecco, la cosa importante da dire è che per sostenere queste battaglie è importante iscriversi a Certi Diritti, e per farlo basta andare sul sito www.certidiritti.it. Si trovano tutte le istruzioni, sono possibili, sono vari metodi attraverso cui è possibile iscriversi. Vado avanti con le domande. Gianni chiede: oggi ha ancora un senso definire gruppi umani in base ai loro gusti sessuali?
insomma, la risposta è... Ma il problema, Gianni, io vedo che hai fatto anche altre domande. Intanto ti dico che fino a quando le persone omosessuali vengono denigrate per strada, magari perché si tengono anche solo per mano due omosessuali, fino a quando non c'è il superamento dei problemi, dei pregiudizi, dell'odio, delle cose che sono dentro il DNA di ogni individuo che purtroppo non ha informazione, non ha educazione, non sa che cos'è il diverso, non sa come approcciarsi alle persone così, ci sarà bisogno invece di muoversi in quella direzione. Noi dobbiamo, come succede ad Amsterdam, non è che uno dice l'Olanda è bella perché lì due ragazzi camminano per mano e nessuno gli dice niente, ma manco per il cazzo, l'Italia deve essere ancora più bella e comprendere che anche qui bisogna fare queste cose. Cioè io non dico che bisogna ostentare e io mi devo tenere per mano con un ragazzo, ma voglio avere la libertà di farlo senza che uno mi insulti, mi aggredisca o mi picchi per strada o che gli dia in testa la cosa, perché credo che due persone che si tengono per mano manifestano un affetto, e se lo fanno due eterosessuali lo possono fare anche due omosessuali. La domanda che fai sul fatto, scusa se approfitto, ma dici che a un certo punto il fatto di frequentare locali, dunque aspetta che le domande sono tante. Tranquillo, le sto appuntando io, segui me Sergio, perché io le sto appuntando tutte. Perfetto, va bene, allora vai tu. Allora, ti faccio la domanda successiva, che era di Alexander, che chiede: perché non sputtanate quei leghisti gay al Parlamento che per ovvi motivi non si dichiarano? Non sto scherzando, dice. Ma guarda, io non sono molto d'accordo su questa impostazione. Non credo che sputtanando queste teste di cazzo o questi razzisti, questi xenofobi, questi omofobi si risolva il problema. Li ritengo dei coglioni politicamente parlando, ma ritengo anche che non sia questo il metodo, perché non credo che in questo modo si migliori la qualità della politica. Noi dobbiamo agire sul piano politico, sul piano legale, sul piano sociale, sul piano culturale e su tutti questi fronti cercare di smuovere un po' le acque. Quindi diciamo che forse quello serve più a una cosa un po' di reazione incazzosa, quella che proponi tu, che potrebbe forse anche andare bene in certi momenti, però non credo che risolva il problema. Si connotano già da sé, d'altronde, no? Voglio dire, quindi. Ma infatti, tanto tutti sanno di che cosa sono fatti. Questi sono i verginelli che si sono reinseriti il finanziamento pubblico dei partiti e continuano oggi, nel 2010, a dire Roma ladrona. Questi ladri, ladri di giustizia, di legalità, di referendum, perché noi con il referendum sul finanziamento pubblico che loro hanno reintrodotto hanno la faccia come il culo di dire che Roma è ladrona, non loro. Loro non sono ladroni. Assolutamente, sottoscrivo. Senti Sergio, una cosetta... Non so se hai notato il tenore, diciamo, dell'informazione a senso unico italiota riguardo alla questione pedofilia, che rimane sempre, no? È chiaro che rimane sempre, come dire, su tutte le pagine di tutti i media internazionali, con ben altra risonanza e con ben altra diciamo acutezza. Da noi ci sono gli editoriali, ci sono interventi, pagine di stampa scritta che leggono in pochi, però la stampa televisiva, che è quella che conta, in un certo senso cerca sempre di mantenere un po' di mettere la mordacchia, no? Nel senso che sì, viene denunciato il male, però naturalmente viene fornita la versione ufficiale, che è quella pontificia, per dire sì, però il male esiste, però ci stiamo in tutti i modi, in tutte le sedi ci stiamo attivando per tentare di risolvere, di rimuovere, diciamo, questo cancro. Tu cosa ne pensi? Cioè, come vedi la situazione? Ma guarda, ti posso dire che questi qui del Vaticano sono una centrale economica di ruberie, di privilegi, e che queste porcate che hanno fatto per decenni, impuniti, tenendo tutto nascosto, e adesso addirittura per coprirsi tutte queste porcate che hanno fatto si inventano pure che bisogna solidarizzare col Papa, perché il Papa sta facendo un'azione contro i pedofili nella Chiesa. Io vorrei ricordare, ma tanto i radicali bene o male lo sanno, che questo Papa è quello che, quando era capo della Congregazione per la Dottrina della Fede, è quello che fece quel famoso documento che Maurizio Turco ha reso pubblico in questi ultimi, appunto in questi ultimi mesi, dove si documenta che lui, Ratzinger, detto anche Nazinger,
questo Ratzinger da strapazzo, perché è una vergogna questo suo comportamento e sono pochissimi ad avere il coraggio di dirlo, è quello che disse che quando avvengono questi casi di pedofilia non bisogna renderli pubblici, devono rimanere segreti e non si possono diffondere, altrimenti ne va a danno la Chiesa. Allora, se uno commette un reato, uno ha il dovere di andare all'autorità giudiziaria, alle forze dell'ordine, e denunciare questo reato e non questa congrega, questa setta religiosa, che è questa pseudo chiesa cattolica, che ha, di tutto è fuorché una chiesa, semplicemente una setta che vive grazie ai poteri e ai privilegi di uno Stato teocratico, che è una centrale economica finanziaria, che produce violenza, omofobia, ignoranza, oscurantismo, tutto il peggio che questa società moderna hanno, è tutto grazie a loro, perché per fortuna i paesi anglosassoni da questo punto di vista si sono svegliati e sono molto più anticlericali, per esempio, di noi radicali, perché quando si va in Belgio, si va in Olanda, si va in Inghilterra, si va in questi paesi del nord Europa, ma anche in Spagna, quando si sente dire Vaticano, la gente si mette a ridere, perché fanno ridere, perché quando un papa va in Africa e sull'aereo, mentre va in Africa, dice che il preservativo non serve a combattere l'AIDS, questo ignorante, questo produce una violenza, un'ignoranza nei paesi e nel mondo, che è di un danno spaventoso, di un danno incalcolabile. Allora, chi denuncia queste cose? Noi radicali, che siamo in Italia considerati persone strane, persone un po' matte, persone magari pure un po' gay, oppure un po' strane perché si fanno le canne e così via. Allora, se si parla di legalizzazione della droga, ci facciamo le canne. Se parliamo di diritti per le minoranze, siamo tutti froci. Se parliamo di contro le stronzate che escono fuori dallo Stato teocratico Vaticano, passiamo per anticlericali. Benissimo. Orgogliosi di essere tutto quello che ci vogliono far credere di essere, benissimo, non c'è nessun male. Il problema è che c'è una verità che noi denunciamo, che è la verità che in tutti i paesi democratici del mondo queste sono cose messe in ridicolo. L'Italia è l'unico paese che ancora porta su un vassoio d'oro queste cialtronate, queste meschinità, queste violenze. È il caso della pedofilia, è il caso più eclatante. Negli Stati Uniti molte diocesi stanno chiudendo perché stanno dichiarando bancarotta, perché non hanno più soldi per pagare i privati cittadini, e l'Italia è l'unico paese dove invece i miliardi continuano a entrare nei confini del Vaticano grazie all'8 per mille e a tutti i privilegi di questa casta di ladri della politica italiana, che gli consente a questo Stato teocratico di vivere a gonfie vele come se niente fosse. Scusate, ma ci voleva, No, no, assolutamente, ma cioè, voglio dire, i toni sono stati quelli che conosciamo e approviamo, insomma. È chiaro che, insomma, hai fatto una disamina attenta, accurata di quello che andavamo cercando. Insomma, noi abbiamo appunto cercato di parlare di questo cortocircuito, no? Che c'è tra informazione politica e, Sergio, ci sei ancora? E Vaticano. Pronto? Pronto? Sì, io li sento bene. Allora, Sergio, c'erano ancora altre domande che ti faccio molto velocemente. Allora, Americano chiedeva: Pannella ha sempre sostenuto che il matrimonio gay è una stronzata e che i gay dovrebbero evidenziare la loro valenza e non scimmiottare gli altri. Come vi accordate? Chiede. Ma guarda, hai anche ragione per molti aspetti. Resta il fatto che se anche solo una coppia gay, per raggiungere la normalità della sua vita sociale, ritiene di dover accedere all'istituto del matrimonio, è giusto consentirgli questa possibilità, dargli questa possibilità. A me, francamente, poi io sono 2 anni ormai che ci battiamo su questa cosa del matrimonio, ma vi dico la verità, a me del matrimonio, a me personalmente, non me ne frega proprio un cazzo di niente. Io non vedo nella mia vita come riferimento della mia vita il matrimonio, perché io non credo, per esempio, che se ho una storia con una persona che amo, ci scopo, ci sto bene, ci vivo bene, facciamo l'amore, andiamo in giro con gli uccellini che fanno, io non credo che sia il matrimonio che può migliorare o peggiorare l'intensità o la bellezza della nostra storia. Quindi questo è quello che per me conta, è una storia che ha la sua importanza, eccetera. Ma ci sono persone che in una società come la nostra, dove il matrimonio è ancora considerato per molti un traguardo, un obiettivo di
coronamento della propria unione, non si capisce per quale cazzo di motivo non gli dobbiamo consentire questo. Ma chi cazzo l'ha detto? E scusate se mi incazzo, però io, come dice Pannella, ci metto la passione, perché voglio che chiunque capisca, anche chi è contrario al matrimonio e all'istituto e quindi anche agli scimmiottamenti, comprenda che se una persona vuole accedere a un istituto regolato dal codice civile, non religioso ma civile, che abbiamo in Italia, se vuole accedere a quell'istituto, ma perché non glielo dobbiamo consentire? E dobbiamo avallare le tesi cretine, idiote, oscurantiste di quelli che dicono che il matrimonio è solo per l'uomo e la donna e per quelli che fanno tanti figlioli e che poi vanno a vivere pure dentro la scenografia del Mulino Bianco. Ma non esiste il Mulino Bianco, non esiste un cazzo di niente, esistono persone che vivono insieme la loro relazione e vogliono, se vogliono domani sposarsi, abbiano diritto di farlo, siano froci, siano etero, siano travestiti, ma chi cazzo se ne frega, il problema è che se vogliono sposarsi gli dobbiamo consentire questa possibilità. Ok, Sergio, veramente il tuo intervento è stato veramente come sempre prezioso. Ti volevo chiedere, vuoi ricordare quindi l'appuntamento di Bologna? Allora, domenica, sabato prossimo, sabato mi pare 24 luglio, se non dico una menità, sì, mi pare sia il 24, sì. La mattina c'è a Bologna una riunione del Comitato Silavoglio. Il Comitato Silavoglio è un insieme di 30-40 associazioni italiane che dopo la campagna dell'Associazione Radicale Certi Diritti si sono riunite in un coordinamento nazionale e diciamo abbiamo dato a loro lo scettro della battaglia sul matrimonio gay, nel senso che l'Associazione Radicale Certi Diritti continuerà a occuparsi delle sue battaglie sulla difesa dei diritti delle prostitute, delle transessuali, delle minoranze sessuali in generale, eccetera. E la questione del matrimonio abbiamo fatto in modo che sia un comitato di queste 30-40 associazioni a occuparsene, quindi sabato mattina ci sarà una riunione molto importante a Bologna. Noi come Certi Diritti andremo anche noi a Bologna per l'ora di pranzo, dove fino al pomeriggio inoltrato avremo questa riunione dove si parlerà del rilancio della nostra associazione e della possibilità a novembre di fare un grandissimo congresso con un migliaio di iscritti che dovremmo fare in questi 2-3 mesi. Anzi, io invito tutte queste decine, centinaia di persone che ci stanno vedendo e ascoltando, magari non sono centinaia adesso, però sta sicuro, perché quello che stiamo trasmettendo lo registreremo e poi sarà messo sul sito, quindi sicuramente saranno decine le persone che lo vedranno. Speriamo che poi quando noi lanceremo questo congresso che faremo a novembre, di avere molta gente con noi. C'è solo una cosa, qualcuno dice, no, perché io ogni tanto cado sul monitor e leggo delle domande che mi fanno, Roberto, però mi viene anche da dire, noi non chiediamo che i preti ci sposino, a noi dei preti non ce ne può fregare di meno, se uno vuole andare dal prete, va dal prete. Il problema è che io parlo di uno Stato laico, di uno Stato democratico, di uno Stato dove le leggi sono regolate dal codice civile per ciò che riguarda il mondo civile, e chiedo quindi che il codice civile includa anche la possibilità del matrimonio. Poi ovviamente vogliamo anche le unioni civili per le persone che non vogliono sposarsi ma che vogliono un minimo di diritti garantiti per le loro unioni, quindi come vedete siamo sulla stessa linea, non è che siamo contrari. Perfetto Sergio, allora appuntamento a Bologna con il comitato Silavoglio per sabato prossimo, e appuntamento, hai detto a settembre ci sarà il congresso? A novembre faremo un grande congresso. Io Roberto approfitto per dirti questo, quello che stai facendo con questa è una cosa grandiosa e speriamo che riesca ad avviarsi come si tentò di fare in campagna elettorale quando fu fatto un lavoro straordinario. Con questo vi ringrazio davvero tanto, perché prima hai detto che io sono la persona più importante della giornata, io credo che invece le persone più importanti siete voi, che siete state ad ascoltare e che avete la pazienza anche di sentire le mie incazzature, i miei nervosismi, però bisogna farsi avere la capacità di appassionarsi alle cose che si fa. E credo che anche chi fa questa web TV radicale, credo che sia anche una scuola. Cioè che sicuramente com'è servita l'esperienza durante le regionali per imparare tanto. Questa volta si parte con un profilo molto più basso, infatti i nostri obiettivi erano oggi di raggiungere le 20, le 30 persone in chat e ce l'abbiamo fatta, anche perché oltre 50 si sarebbe bloccato il server, in quanto siamo su un profilo gratuito, non a pagamento. Però la cosa importante è che si è formato un gruppo di 20-30 persone
di compagni militanti in tutta Italia che vogliono collaborare producendo loro stessi materiale e contenuti per la Web TV. Quindi è una cosa che parte dal basso, che l'intenzione è farla partire dal basso per una volta, e quindi chissà che non divenga qualcosa di importante, magari proprio in vista del prossimo congresso di Radicali Italiani, quando ci saranno le elezioni online, potrebbe diventare questo il luogo per la discussione tra i vari candidati, che ne sarà. Cioè, questa è un'idea, così ti butto là. Buttiamola. Cioè, comunque poi ne discuteremo, sicuramente tu avrai altre occasioni, spero, spero che tu avrai, ci concederai altre occasioni per poter dialogare con te, magari per più grazie. Tempo. Io ti saluto, ti saluta anche Salvatore. Ciao Sergio. Grazie Salvatore, vi abbraccio, ciao. E speriamo di vederti presto qui in Salento, va bene? Grazie mille, ciao. Ciao Sergio, ciao. Un abbraccio, ciao. Ciao. Salutiamo Sergio Romasio e torniamo, siamo ormai in chiusura delle trasmissioni, è veramente stata una giornata intensa. Cosa dici Salvatore? Assolutamente, il bilancio... Siamo partiti che c'era un caldo spropositato, c'era un sole che batteva, adesso invece... Siamo al crepuscolo, ma non degli dèi. Noi siamo umani, troppo umani. Siamo in fase nicciana. Allora dice Gianni, poi la prossima volta che contribuisco mi incazzo pure io, qua si incazzano tutti. C'ha ragione Gianni. C'è un po' di passione, ci vuole, insomma. Ci vuole anche un po' di passione. Temperata, ma ci vuole. Ci vuole. Mm. Allora ragazzi, io tutti coloro che sono in chat vi saluto, veramente vi ringrazio. Mi associo al saluto, a non a delinquere. Ci sono state persone che addirittura ci hanno seguito sin dall'inizio. Vabbè, un esercizio di maso insomma, assolutamente, vabbè. Però sicuramente questo l'abbiamo detto che era un numero zero, adesso siamo, quanti siamo in chat? Sono 13 persone in chat, 13 come gli apostoli, che non è mai, visto che avevamo la concorrenza del pannello a Bordin. Una cosa però te la voglio chiedere, solo una però. Secondo te cosa sarà successo nel pannello a Bordin di oggi? Se, ammesso che ci sia stato, non so neanche se c'è stato. Guarda, sono in possesso di due sfere ma non di cristallo, quindi non posso... Non posso, vabbè, lo scopriremo, non inoltre, diciamo. Andando ad ascoltarlo questa sera alle 22, se c'è stato, perché siamo stati un po' fuori dall'informazione, e così allo stesso modo potrete rivedere tutti i contenuti che abbiamo registrato in questa giornata di diretta di TV Radicale. Ricordiamo che la prossima diretta di TV Radicale ci sarà domenica prossima, sempre dalle 11 alle 19. Vi salutiamo e vi lasciamo, e vi ricordiamo quello che è lo slogan di TV Radicale, che è libera la scimmia che è in te. Quindi liberate la scimmia che è in voi, e a voi lo spot.